Fabiano Amati, consigliere regionale PD, già assessore, oggi si dice assessore emerito della Regione Puglia, elemento di spicco all'interno, magari anche un po' bastian contrario all'interno del Partito Democratico. Questi giorni si sta parlando di piano paesaggistico. Ieri Affari Italiani aveva in pagina l'intervista all'assessore Barbanente sul tema. Cosa c'è che non va in questo piano? Perché io ho riscontrato tanti attestati di stima all'assessore, ma nello stesso tempo una sorta di diffidenza trasversale nei confronti del piano in senso lato. Ma innanzitutto bisogna sgomberare dalla riflessione due banalità. La prima, che il piano paesaggistico sia di per sé stesso un motore di sviluppo e di progresso, e dall'altro canto che il piano paesaggistico invece sia un motore di fame attraverso il suo regime vincolistico. Se sgomberiamo il campo da queste due banalità, peraltro infondate, ed entriamo nel merito, ci accorgiamo che il piano paesaggistico adottato dalla Regione Puglia, essendo per disposizione legislativa sovraordinato, sta sopra a tutti gli strumenti urbanistici, determina un mutamento delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici dei comuni, e in particolare quelli approvati con la legislazione più moderna e recente, che vale quanto dire che se nel comune X, sulla base di un piano urbanistico generale recentissimo, un'area era stata destinata ad espansione, e quindi facendo scattare ovviamente tutto ciò che attiene al mercato dei suoli, l'introduzione di un piano sovraordinato successivo smantella quella previsione, facendo notevoli danni in chi legittimamente si era affidato allo strumento urbanistico comunale. Allora quindi il problema non è dire è uno straordinario prodotto della cultura umana, che magari ci sta pure, oppure è un prodotto sciocco della cultura umana. Non è così, ci sono dei problemi pratici che vanno risolti, o si risolvono tra l'altro in un rompicapo giuridico, perché è molto complicato risolvere questi problemi, oppure bisogna capire che cosa far prevalere, se far prevalere gli interessi legittimi che sono costituiti da parte dei cittadini, oppure se far prevalere un'idea vincolistica. Quindi nel merito si consuma questa discussione. Ma tocchiamo la tutela del paesaggio, che è diventato argomento oggi quasi quotidiano e sensibile, ha o no una sorta di urgenza di intervento? Cioè giustifica o no questa urgenza di intervento? Ma niente nella vita è definibile in assoluto, nel senso che abbiamo sicuramente il bisogno, la necessità di adeguare la nostra vita e l'uso del territorio ha dei valori come quello del paesaggio, che giustamente si sono imposti negli ultimi tempi, e quindi ciò detto nessun problema, però allo stesso tempo abbiamo anche bisogno di continuare regolarmente la vita degli uomini attraverso, adesso esemplifico per esempio, opere di adeguamento, messa in sicurezza di strade, oppure per poter fronteggiare, che ne so, un'esigenza abitativa. E naturalmente il compito del legislatore, del pianificatore, è quello di tenerle assieme. Qualora si faccia prevalere l'uno o l'altro interesse, è chiaro che si decide vincitori e vinti. Allora, siccome il paesaggio non è un totem di per sé, è un bene certamente da tutelare, ma bilanciato con gli altri diritti. Non esiste un diritto tiranno degli altri diritti. Molto spesso, ormai è visibile, si sostiene o siamo di fronte anche
ad un conflitto tra il paesaggio e l'ambiente, che non sono la stessa cosa. Faccio un esempio per banalizzare. C'è chi dice che da un punto di vista paesaggistico non è opportuno installare pale eoliche. E non c'è nessun dubbio che da un punto di vista paesaggistico, naturalmente, l'installazione di pale eoliche viola, come dire, il cono visuale di questo habitat percepito. Però, allo stesso tempo, è chiaro che dire no alle pale eoliche e quindi alle fonti di produzione energetiche pulite significa dire sì al continuare alla produzione di energia, per esempio attraverso la bruciatura del carbone, che da un punto di vista ambientale è un danno incredibile. Quindi, mentre la pala eolica è possibile smantellarla nel giro di una settimana con tutti i materiali sicuramente destinabili al riciclo, discorso diverso non è per una centrale a carbone. Allora, ecco, questo esempio mi dà la possibilità di dire quanto nei tempi moderni a volte il paesaggio, la tutela del paesaggio, faccia a cazzotti con la tutela dell'ambiente. Ecco perché c'è bisogno sempre del contemperamento. Con riferimento al piano paesaggistico, naturalmente c'è bisogno di mettere i diritti sullo stesso piano affinché non vi sia un tiranno. Lo stesso parallelismo è venuto fuori nei giorni scorsi a proposito delle vicende anche del fotovoltaico, che in qualche maniera ha rivalutato quasi la scelta eolica negli ultimi tempi. Però lei è stato coinvolto, ha avuto a che fare anche con un altro bene comune, oltre il paesaggio, che è quello del bene acqua. Qual è la situazione oggi su quel fronte in Puglia? Ma diciamo, ci possiamo lagnare, nel senso che abbiamo il più complesso sistema di captazione, adduzione e distribuzione della risorsa idrica, tra l'altro in una regione senza acqua. Abbiamo il più complesso sistema di depurazione che vi sia in Europa e allo stesso tempo con questa complessità abbiamo anche problemi complessi che, al di là di quanto si dice, in fondo sono racchiudibili in alcuni singoli problemi sui quali con decisione bisogna intervenire. Poi accanto a questo c'è da dire che nel corso degli anni l'acquedotto pugliese, da, come dire, un distributore di incarichi e consulenze, è diventata una grande azienda che, efficientando l'attività di distribuzione dell'acqua e depurazione dei liquami, è riuscita addirittura a produrre degli utili e quindi una società pubblica in grande salute.